Mi trovo all'Università Bicocca con Laura Mussi, che si definisce archegastronoma. È qui a presentare il suo progetto, il Convivio, nella Facoltà di Sociologia. La intervistiamo e le voglio chiedere di raccontarci da dove arriva questa definizione di archegastronoma, di che cosa si occupa e perché lo fa. Allora, io mi occupo di ricreare le ricette antiche dell'antica Roma, del Medioevo, del Rinascimento e soprattutto di vendere i prodotti già confezionati che sono stati realizzati con queste ricette antiche. Ho trovato tanti piccoli artigiani che ancora oggi stanno producendo questo genere di prodotti che vanno dalle salse dell'antica Roma, vini aromatizzati, l'antico garum, idromele, ipocrasso, tanti dolci e formaggi, e lo faccio perché ho una passione per l'archeologia, per l'antichità, per il cibo anche, e quindi mi piace comunque portare alla gente questo messaggio che l'antico è ancora tra noi e che si può ancora mangiare, fruire, quindi anche sulle tavole di tutti i giorni. E, per cui ecco che è anche un modo per fare didattica, per avvicinare la gente ai musei, all'archeologia, alla cultura, alla storia, in modo piacevole e in modo comunque conviviale, proprio come vuole essere la mia attività, il convivio. Quindi ecco che proponendo questi piatti, queste ricette antiche, è un modo proprio per riscoprire le nostre origini, le nostre tradizioni anche culinarie. La preparazione, lo studio, la tua formazione a questo riguardo, da dove arriva e come è stata completata? Io ho fatto studi classici, ho studiato archeologia, poi mi sono specializzata in vari corsi di perfezionamento sulla didattica museale, ma questo diciamo è la parte più della mia formazione. Poi per quanto riguarda l'aspetto del cibo, ho ovviamente dovuto frequentare un corso abilitante per la somministrazione degli alimenti e delle bevande, e poi diciamo che è una parte di studio personale sui testi degli antichi, quindi non solo gli antichi romani ma anche il Medioevo e poi tutto il Rinascimento, e poi tanta sperimentazione, per cui quelle che sono le varie ricette, nonché una ricerca costante dei produttori che sia in Italia sia all'estero ancora stanno proponendo questo genere di prodotti. Quindi... So che organizzi aperitivi, anche eventi a tema. Un menù tipico di un aperitivo legato proprio alle tradizioni all'antico, quale può essere? Beh, ad esempio l'ultimo aperitivo che è stato realizzato in occasione del San Valentino, ed era un aperitivo ispirato alle ricette afrodisiache dell'antica Roma, quindi sono stati mangiati tanti piatti a base di rucola perché era un potente afrodisiaco, c'erano degli asparagi, quindi una frittata di asparagi, poi del sedano, c'erano i lampascioni, quindi tutti i piatti, ricette diciamo che potevano imitare questo aspetto afrodisiaco. Altrimenti in genere propongo dell'intromele o dei vini aromatizzati accompagnati sempre con dei crostini o di farro o di orzo, con varie salse e alcune tipologie di formaggi, proprio perché comunque sono aperitivi anche abbastanza semplici e alla portata un po' di tutti, quindi senza grandi preparazioni, ma per far gustare almeno queste ricette. E se tu dovessi scegliere un tuo ingrediente, un tuo alimento tra quelli che proponi, anche abbinato a una bevanda, cosa sceglieresti? Beh, allora ce ne sono tanti, ecco, che mi piacciono. Diciamo che quello che forse io preferisco è il dolce, il panis pompei, che è un dolce creato proprio con la forma dei pani dell'antica Roma, che contiene delle mandorle, del miele, della frutta secca, dell'uvetta, e quindi è molto 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 buono e anche leggero, e questo si può abbinare bene a un vino alle rose o alle viole, che è un vino indicato nell'antica Roma proprio per diciamo dessert, quelli che noi chiamiamo comunemente dessert. Io adesso vengo con te a seguire la lezione alla facoltà Bicocca.
Se qualcuno avesse necessità, curiosità di contattarti per avere prodotti, organizzare eventi, lascia i tuoi riferimenti. Allora, io ho una pagina Facebook, il convivio di Mussi Laura, la mia mail è mussilaura@libero.it e ho anche un cellulare dove mi potete trovare sempre, 338 36 10 937. Rispondo a qualsiasi ora e compatibilmente con le mie possibilità vi accontenterò. Grazie Laura, e adesso grazie. Andiamo a scoprire un po' più di curiosità su questa nuova e curiosa attività dell'archeogastronoma. Grazie. Grazie.